Ciao a tutti, io sono Simone, qui con me c'è Simona. Ciao. E questo è un nuovo gioco indie che abbiamo appena acquistato e si chiama Towns. Adesso vediamo velocemente di cosa parla il gioco. Cioè, di cosa parla il gioco, appunto. Quindi ricordiamo che la software house è la SMP. E questo gioco, come vedete già dalla grafica, assomiglia un po' a Minecraft, ma è soltanto una somiglianza dal punto di vista estetico, perché le meccaniche sono differenti. Con Animo Studio Game abbiamo la possibilità di fare dei tutorial che, mi dispiace dirlo, non sono per niente esaurienti. C'è soltanto l'obiettivo da completare, non mi spiega come farlo, lo spiega un po' a no, parole. No, alcuni ti spiega cosa devi fare, sempre mi soffermo. Però diciamo che una guida più dettagliata sarebbe stata più granita. Vabbè, per questo ci sono le wiki. C'è la wiki come per Minecraft, molte cose le scoprirete soltanto giocando. Lo scoprirete solo giocando. Quindi che è una nuova mappa, ci sono tante possibilità. Io ho giocato soltanto a normal mappa, cioè abbiamo giocato poco. Anche perché l'abbiamo comprato ieri sera, quindi. Me l'ha regalato Simona, quindi thumbs up per Simona che mi fa i regali coccolosi. Questo non so cosa voglia dire. Use local barrel towns, va bene. Se ci sono cose che dobbiamo scoprire ancora. Io spero che stia registrando come al solito. Il mondo è generato casualmente come Minecraft. Non è delle piccole similitudini. Potete anche qua minare, ma è soltanto uno degli aspetti. Potete minare, potete tagliare gli alberelli, potete uccidere goblin. Questi sono i nostri 11 simpatici cittadini che avranno una vita molto breve perché pieno di insidie qua. L'obiettivo è, come avete intuito dal nome del gioco, è di costruire una città. E per me è una cosa molto carina, ricorda un po' War of Fortress. Insomma, possiamo dare anche dei compiti specifici agli abitanti, oppure semplicemente dare delle mansioni generiche. E magari se lo mettessi a tutto schermo vedrei un po' meglio. Quindi le prime cose che dobbiamo fare sono lo stockpile per mettere i materiali raccolti. Poi faccio solo vedere alcuni esempi. Gli facciamo tagliare la legna e vedete che vanno a tagliare la legna tutti insieme a passare. Quello che vi dicevo, siccome la mortalità di questi 11 uomini è altissima, abbiamo la possibilità sì di fare dei soldati, ma diciamo che non è che ci garantisce la un aumento di vitalità, di longevità di vita di questi uomini. Ma ti dirò, dipende, sai, a me sono durati un bel po'. Sarà perché ho fatto subito la fattoria, come si chiama, il panettiere per farli mangiare. Poi scoprirete dai tutorial che si possono automatizzare alcune cose, tipo il procedimento per ottenere il pane, è automatizzabile. La legna invece è una cosa ogni volta. Ho visto ad esempio che potete fare una miniera anziché farli, vedete che abbiamo anche dig e mine. Non avete bisogno di craftare le cose, fanno tutto da solo. Alcune cose vanno craftate, ma queste non sono cose. Poi anche in base alle risorse che abbiamo accumulato. Anche la miniera può essere automatizzata, quello che ho capito, non ci siamo ancora arrivati. Però quello che è il punto su cui volevo fermare, poi chiudiamo un po' il discorso perché non vuole essere un let's play questo non ancora, è che siccome muoiono in fretta gli uomini, dovete trovare il modo di far arrivare gli altri abitanti. E per fare questo cosa dovete fare? Dovete avere delle zone, qua sono tutte le zone che potete fare, ma quella più importante è quella dove potete far dormire i vostri uomini. Ognuno dei vostri uomini si beccherà una distinzione qua, se ne avete in abbondanza e se la gente è felice, sempre a quanto ho capito, arriverà nuova gente, nuove persone ad abitare la città. Allora, inizierete con una città schifosissima, e la mia è rimasta sempre schifosissima come livello, cioè non riesco nemmeno a fare le pareti intorno alle stanze. Ma perché siamo ancora all'inizio, non abbiamo capito cosa funziona. Se vedete le immagini, i video sul sito, metterò il link in descrizione, vedete che si riescono a fare delle città davvero molto carine. Quindi uno stimolo a scoprire tutte le cose segrete di questo gioco, tipo il mercato, che ne so come funziona il mercato. L'ospedale, non siamo ancora arrivati a fare l'ospedale, siamo arrivati a fare giusto solo l'armadietto delle pinne. La carpenteria, la massoneria e la massoneria, sì, vabbè, quelli che lavorano le pietre e la panetteria. Ignorante. Comunque nel menu di sotto troviamo tutti gli utensili, le asce, le zone, eccetera eccetera. Poi c'è un menu di destra, quello facciato sul menu di destra. Qui ci sono tutti gli utensili, le decorazioni mobili,
Ah, tipo che ne so, i letti, le porte, le finestre. E poi sulla parte sinistra troviamo. Possiamo impostare le perluzioni. Le automatizzazioni, esatto. Mi stavo incartando con automatizzazioni. Quindi ad esempio se volete avere un flusso costante di pane lo impostate da qui. Poi naturalmente nel tutorial ci sarà. Cioè, sarà spiegato come farlo. Una cosa che avete visto è che nella mappa, qua se vedete, o anche qua, ci sono delle cose grigie o nere. Questo perché andiamo a livelli, vedete? Adesso sono a livello un po' più in alto, o poi vanno sotto terra. Hanno aggiunto in sostanza il 3D in questa modalità qua. Quindi ogni volta potete lavorare solo su due livelli, su quello su cui siete e su quello sotto, su tre livelli. Se non dovete andare a livelli più sotto, dovete usare una tendina. Questa faccetta qua. Anche... Oppure il tasto Q e il tasto X della tastiera. Bravissimo. Anche per la velocità. Ho studiato! Può andare più veloce o più lentamente. Tra le varie cose che aumentano l'umore dei nostri abitanti, cioè ovviamente quando mangiano, il fatto che ci siano delle decorazioni, se mangiano seduti sulla sedia invece che in piedi, cioè se fate la stanza da cena, dining room, come si traduce. Poi non ci rimanete male, però se rimangono sempre in piedi. Sì, anche io mi metto a letto, dormono in piedi, sono peggio di vesti. Ah, beh, devo fare provare il carpentiere e accompagnamento, vabbè. Questo era solo per darvi un'idea di com'è il gioco, non avete visto neanche i nemici. No, vai nella parte più su, dovrebbe esserci dei comodi, forse. Ci sono delle pecore, queste delle mucche, queste le potete uccidere facilmente. Quello che ho capito potete trovare dei badger, che sono i tapiri, credo. No, i formichieri. Ecco i tapiri. Ah, ma questi sono i ferocchi. Quello che no, mi sembrano i nemici che sono in questa zona giungolosa. E dicevo, potete anche far combattere gli animali, altro che combattimento di galli. Quindi niente, per questa velocissima overview del gioco, overview in italiano, analisi non dettagliata del gioco, è tutto. E io sono fissato con i termini. Se mi sono già perso i miei abitanti. Una presentazione. Questi sono i miei village people. È tutto. C'è una pecora nello stockpile comunque. Aspetta che lo uccida. Ah no? Sì, dai. C'è una pecora in faccia. Ha una pecora in faccia. Una pecora con il cappello. E c'è una gallina qui sul tronco. Così. Ah, a wild chicken appears. Una gallina in testa. Ma è sotto sopra. Guardalo. Ma si è capottato. Questo è solo. Quindi. Questo video è tutto. Fateci sapere se volete. Oh, guarda la carcassa del pollo. He died fighting. Io sto cercando di chiedere al minimo massimo. Non è un nome. Vabbè, dicevo, fateci sapere se volete una serie di let's play. Se vi piace il gioco, se vi piace come facciamo il video, se vi piacciono noi, che sono bellissimi dentro. Se non vi piace, ok, fatecelo sapere uguale. Like, dislike, commenti, qualunque feedback è ben accetto. Quindi al prossimo video. Seguite il sito, la pagina Facebook, eccetera, eccetera. Trovate ogni link in descrizione. Ciao! Ciao!